Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 22, 20 giugno 1927. La sovrana regina che faceva vita perfetta nella reggia del nostro volere non aveva altro amore che il nostro, né altra adorazione. Tutti i suoi atti si vedono tanto fusi nei nostri cuori, si vedono tanto fusi nei nostri, che ciò che nei nostri atti è natura
In lei è grazia. Siccome i suoi atti non ebbero principio nel suo volere, ma nel nostro, essa per diritto ha il primato su tutti gli atti delle creature. Quindi, se tu ami, la celeste regina ha il primato sul tuo amore, e tu segui il suo amore come segui il nostro. E la Gran Signora e noi continuiamo ad amare nel tuo amore, e così di tutto ciò che puoi fare nella nostra volontà. Onde, venendo tu nella patria celeste, il tuo amore non si partirà dalla terra, ma continuerà ad amare in ciascuna creatura. Perché il mio fiat divino, fin d'ora, ti fa stendere il tuo amore nel passato, nel presente e nel futuro, per darti il diritto che il tuo amore si stenda ovunque in tutti i tempi e che mai cessi di amare. Perciò vedi la gran differenza tra chi vive nella mia volontà e tra chi vive fuori di essa. 22° volume, 29 giugno 1927. Tutto ciò che ti ho manifestato sulla mia volontà fu detto anche alla sovrana del cielo, perché lei non faceva altro che gonfiarla continuamente per attingere le sue manifestazioni, conoscerle, amarle e possederle più che vita propria. Ma queste onde non straripavano fuori di lei, rimanevano dentro di lei, perché non aveva il mandato di far conoscere la mia divina volontà. Non era sua missione. E conservò nel proprio cuore anche le più piccole verità come le più grandi, come preziose reliquie, come depositi sacri, aspettando te, che ne dovevi avere una missione tutta speciale, per somministrarti anche il suo vento, per farti gonfiare le onde della luce del volere divino, affinché straripando fuori di te potessi avere la sua parte nel far conoscere la mia volontà. 22° volume, 8 settembre 1927. Dopo ciò stavo seguendo il santo volere nell'atto in cui il mio dolce Gesù si separò dalla sovrana regina per andare nel deserto, e mentre compativo l'uno e l'altra pensavo tra me: come potette separarsi la mia sovrana signora dal suo caro figlio per ben 40 giorni? Lei che lo amava tanto, come potette stare senza di lui? Sono io che non ho il suo amore e soffro tanto se per alcuni giorni mi priva di sé. Quanto poté essere il dolore della mamma mia? Ora, mentre ciò pensavo, il mio adorato Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto: figlia mia, tutti e due soffrimo nel separarci, ma il nostro dolore fu sofferto in modo divino, non umano, e perciò non si disgiunse né dalla felicità né dalla pace imperturbabile. Io partii felice al deserto, felice restò all'altezza della mia mamma celeste, perché il dolore sofferto in modo divino non ha virtù di adombrare minimamente la divina felicità che contiene mari di gioie e di pace interminabili. I dolori sofferti in modo divino sono come goccioline d'acqua nell'immenso mare, nel quale la forza delle onde ha virtù di cambiarli in felicità. Il dolore sofferto in modo umano ha la virtù di spezzare la vera felicità e di turbare la pace, il divino mai. Molto più che la mia mamma divina possedeva il sole della mia volontà, per grazia, ed io lo possedevo per natura, sicché il sole restò in lei e restò in me, ma i raggi non si separarono perché la luce è inseparabile. Perciò nella stessa luce lei restò in me e seguiva gli atti miei, ed io restai in lei come suo centro di vita. Quindi la separazione, mentre fu vera, fu apparente, ma in sostanza eravamo fusi insieme ed inseparabili, perché la luce della volontà divina metteva in comune gli atti nostri come se fossero uno solo. E poi io andai nel deserto per richiamare quella stessa volontà mia divina che per 40 secoli le creature avevano disertato da mezzo a loro, ed io per 40 giorni volli starmene solo, per riparare i 40 secoli di volontà umana in cui la mia non aveva posseduto il suo regno in mezzo all'umana famiglia, e con la mia stessa volontà divina la volli richiamare di nuovo in mezzo a loro per fare che regnasse. Nel ritornare dal deserto, la depositai nella mamma mia, con tutti quegli atti di volontà divina che le creature avevano respinto e tenuto come in un deserto, affinché fosse lei la fedele depositaria, la riparatrice del regno della mia volontà e colei che lo impetra. Solo la sovrana signora poteva possedere questo deposito così grande,
perché possedeva in sé la stessa volontà divina, in cui poteva contenere la stessa volontà disertata dalle creature. Come potevamo occuparci del nostro dolore di separarsi per 40 giorni, quando si trattava di reintegrare, di richiamare la nostra volontà divina a regnare in mezzo alle creature? Nel nostro dolore eravamo più che felici, perché volevamo mettere in salvo il regno del Fiat Supremo, e la celeste regina stava aspettando con ansia il mio ritorno per ricevere il deposito del nuovo sole, per cambiare col suo amore tutti i suoi atti che l'ingratitudine umana aveva respinto. Essa fece da vera mamma la mia divina volontà, facendo insieme da vera madre alle creature, impetrando per tutti la vita, la felicità, la gioia di possedere il regno dell'eterno Fiat. Allora, questi testi che abbiamo letto, molto belli, come sempre hanno tornato il compito di mostrarci la grandezza della Madonna e come lei perfettamente viveva come primizia nel regno del divino volere, e quindi al tempo stesso anche di illuminarci, di illustrarci, di darci appunto la luce sulle grandezze e sulle bellezze di questo santo regno del Fiat Supremo. Allora, anzitutto, la Madonna fece, dice Gesù, vita perfetta nella regia del nostro volere. Non aveva altro amore che il nostro, né altra adorazione, e tutti i suoi atti erano fusi nei nostri, fino al punto, questo è un principio generale della Mariologia, che ciò che negli atti divini è natura, in lei è grazia. E quindi tutti gli atti della Madonna ebbero principio nella divina volontà. Ecco, qui si tratta di atti fusi nei nostri. Sappiamo che la fusione è l'obiettivo, diciamo così, il compimento della vita nel divino volere. Il fondersi nella divina volontà attraverso atti della nostra volontà, che appunto volontariamente si fonde con quella divina, rendendo la volontà divina principio generale o attuale dei propri atti, è uno dei momenti più importanti della vita nel divino volere e che ha gli effetti fondamentali, ecco, che qui Gesù spiega in relazione all'amore, no? Se ci si fonde nel divino volere, noi sappiamo che la divina volontà non opera se non per amore, e tutte quante le sue operazioni trascendono i confini dello spazio e del tempo, perché si dispiegano senza soluzione di continuità in quello che per noi è il presente, il passato e il futuro, in tutto quanto alla sua varietà di atti. Noi sappiamo che ogni atto del volere divino è amore, che rifugge soprattutto nell'opera della creazione, ancor più mirabilmente nell'opera della redenzione, e costantemente nell'opera della santificazione. Quindi amare nella divina volontà, fusi con la divina volontà, significa, come Gesù spiega, diffondere il nostro amore nel presente, nel passato e nel futuro, in modo tale che anche quando saremo lontani da questa terra, perché l'avremo lasciata il giorno in cui arriverà solo la nostra morte corporale, il nostro amore si stenderà dovunque in tutti i tempi e mai cesserà di amare. È bellissimo questo qui, cioè finché tempo ci sarà, questa è veramente una cosa bellissima, e se noi siamo fusi col divino volere, faremo parte di quelle creature che incessantemente, da quando la creazione è stata fino all'ultimo giorno in cui Gesù tornerà nella gloria a giudicare vivi e morti, ha
innalzato per sé e per tutti a Dio il proprio canto d'amore. Questa è una cosa bellissima, questa qui. Questo certamente non dipende appunto dalla una cosa che sarebbe impossibile a noi, ma dipende dalla potenza del volere divino. Certo, quello che ci deve essere del nostro, evidentemente, è la volontà di amare Gesù in tutto, sempre, per tutti. Ecco, quindi per quanto sta in noi non fare nulla se non nel suo amore, per il suo amore e con il suo amore. Però, mentre se noi lo facciamo umanamente, questo è un atto finito che comincia in un certo momento e che tra l'altro insomma non riesce ad avere, come dire, una continuità perpetua a causa delle nostre miserie e imperfezioni, nella divina volontà questo diventa. Questa è una delle caratteristiche, per cui possiamo e dobbiamo per esempio dire che l'amore della Madonna attualmente, e questo è verissimo, così come l'amore di Gesù, si stende nei cuori di tutte quante le creature, perché lei, oltre che amare infinitamente Dio come nessuno l'ha amato mai, ha disteso il suo amore ed ha anche riparato tutte quante le ingratitudini d'amore per tutte le creature. Questo lo si vede anche in quel bellissimo terzo paragrafetto che abbiamo letto, dove Gesù spiega il senso della sua, uno dei sensi dei suoi 40 giorni nel deserto, no? E poi c'è un'altra cosa importante. Ecco, vivere nella divina volontà consiste anche nell'obbedire alla missione e al disegno che Dio ci ha donato. Cioè la Madonna aveva questo dono grandissimo, no? E l'unica creatura che abbiamo avuto. Noi adesso dobbiamo provare un attimo a immaginarci, no? Sapendo anche tutti quanti i mari di contenti e di felicità che esso produce, ma non aveva ricevuto da Dio la missione di farlo conoscere. E per cui, non avendo ricevuto da Dio quella missione, ma altre missioni, che poi tra l'altro ha imparato a conoscere piano piano nel corso del tempo. Noi sappiamo dalla tradizione della Chiesa che già bambina entrò nel Tempio di Gerusalemme, mossa certamente da divina ispirazione, perché Dio voleva che da quando era bambina di circa 3 anni, fino a quando è diventata, ha raggiunto l'età della pubertà, quindi intorno ai 14 anni, stesse nel Tempio ad impetrare le sue suppliche incessanti, ad effondere e consumare il suo amore come un cielo acceso, perché fosse affrettata la venuta del Messia. Non doveva fare altro. Nel frattempo, sempre dalla tradizione, sappiamo che ella perse i suoi genitori, e pensiamo, no, a questa creatura che rimane umanamente sola, senza nessuno, se non il suo Dio. Dopodiché arrivò un bel giorno in cui la divina volontà gli disse: bene, tu uscirai dal Tempio e andrai in sposa come tutte le donne di Israele. Immaginiamo insomma anche, cioè la Madonna non sapeva, d'accordo, da prima del tempo che il suo matrimonio sarebbe stato un matrimonio differente, no? Quindi che avrebbe avuto davanti a sé il più santo dei santi come San Giuseppe. Certo, si confidava in Dio e Dio poi portò avanti la situazione insomma in modo da fargli vivere, come dire, l'inimmaginabile, no? Non sapeva che sarebbe, il cuore della sua missione sulla terra sarebbe essere stata la madre del figlio di Dio fatto uomo. Questo l'ha saputo nel momento dell'annunciazione, non l'ha saputo prima, e ha iniziato a compiere la sua missione. Non sapeva che una parte del tempo della sua vita l'avrebbe dovuta trascorrere esule in Egitto. Non è stata una settimana, sono stati anni. L'ha conosciuto, tra l'altro, neanche direttamente da Dio, quando San Giuseppe una bella mattina gli ha detto: guarda che dobbiamo partire subito perché c'è un tiranno che vuole uccidere Gesù. È andata. Così quando sono tornati, no? Ecco, ma la Madonna non si è mai mossa da quello che la divina volontà le chiedeva nel momento presente. Allora qui
Questo è importante per noi perché noi dobbiamo cercare di conoscere, di comprendere quello che Dio vuole da noi nel presente dell'oggi. Questo lo si fa nel discernimento, nella preghiera, guardando i segni dei tempi, guardando il nostro stato di vita. Curando la meditazione, curando anche la conoscenza, no? Perché non dobbiamo distaccarci da quello che Dio vuole. La Madonna, pensiamo, no? Cioè, che cosa c'è di più importante una volta che uno comprende certe cose, di far conoscere la bellezza del regno del Fiat divino, no? È importantissimo. Ma questo bisogna farlo se il Signore ti ha dato questo mandato, ha dato questa missione. Siamo insomma quanti disordini che ci sono anche oggi, perché qui molti fanno ciò che non dovrebbero, come dire, si arrogano compiti non propri e magari non fanno bene i propri, no? Questo vale a livello personale, a livello ecclesiale, a livello sociale. Allora, l'ordine della divina volontà consiste nel fatto che per esempio, cioè, la prima cosa a cui dobbiamo fare attenzione è l'adempimento dei nostri doveri, l'adempimento perfetto dei nostri doveri. Io sono un sacerdote e la volontà di Dio sicura e certa è che adempia con perfezione i doveri che mi ha dato. I doveri del sacerdote sono di predicare, di santificare attraverso la pratica dei sacramenti, di pregare e di, come dire, governare, pascere, se è parroco, quindi se è pastore, il gregge che Dio gli ha affidato. Queste sono le cose, quindi io su queste cose devo essere attento, sono prioritarie, sono, no? Una persona che è sposata, il suo compito prioritario è, come ha promesso, amare e onorare il proprio coniuge tutti i giorni della vita, tutti i giorni della vita. Accogliere la vita che il Signore manda, educare santamente, anzitutto nella fede, le vite che il Signore ha affidato, e santificare la famiglia, santificarsi nella famiglia, anzitutto. Stessa cosa vale per un religioso. Una persona che non si sposa per vocazione deve vedere perché non si sposa per vocazione e quindi cosa fare, quindi orientando bene la propria vita, del tempo che ha a disposizione non avendo uno stato di vita che comporti dei doveri, no? Avrà dei doveri certamente lavorativi, di autotenimento e poi il resto dovrà scegliere bene quanto tempo dedicare alla preghiera, quanto tempo dedicare alle buone opere, alla penitenza, alla mortificazione, all'apostolato, alle opere di carità, insomma, eccetera, no? Ecco, facendo attenzione, cioè nella vita occorre perché la tentazione di mettersi a fare cose che Dio non ci chiede, anche se belle o sante, o che Dio non ci chiede, che addirittura magari Dio non vuole da noi, anche se sono delle cose buone, è sempre latente. E nella preghiera e nella verifica personale davanti a Gesù, ecco, dobbiamo sempre sottoporre tutto discernimento, ricordando quello che poi Gesù dice più avanti, quando fa comprendere cosa vuol dire non perdere mai la pace e la felicità neanche dinanzi alla sofferenza. Ora, quando io mi devo mettere a fare una cosa e questa cosa comporta problemi, turbamenti, tristezze, inquietudini o cose di questo genere o affanni, ci devo pensare bene, ci devo pregare bene. Certo, a volte le opere di Dio sono contrastate, quindi ma il fatto che un'opera di Dio sia contrastata non vuol dire che intraprenderla mi toglie la pace del cuore. È la tempesta di superficie, no? Ma può darsi che questa cosa Dio la voglia. Però se si vede dalle circostanze, insomma, da tante situazioni, quindi che non è cosa opportuna, che forse Dio non me la chiede, prendo tempo. Ecco,
la vita nella divina volontà comporta questa costante, ecco, ricerca anche, no? Serena, ecco, nel senso che abbiamo delle cose che sono abbastanza chiare e delle cose su cui poi piano piano il Signore ci guida, ci conduce attraverso l'emozione dello Spirito Santo, attraverso le circostanze esterne, e quelli che si chiamano appunto i segni dei tempi, quindi vedere un attimo che succede intorno a noi e cosa, a cosa il Signore insomma ci spinge, insomma ci chiama, e in questo può essere utile la sana e santa e ben fatta direzione spirituale, il confronto con qualcuno insomma che sia rappresentativo, autorevole, che ci aiuti, ecco, questa è una cosa molto umile, diciamo così, a verificare se a darci dei criteri di discernimento, insomma, no? Quindi a verificare se è una cosa concreta da farsi oppure no. Questo vale in tutte le cose, no? Ma dalle cose più sciocche, non lo so, mi prendo questo, non lo so, questo impegno in parrocchia o no, lo vuole Dio o no, ecco, fare discernimento. E ma anche nelle cose piccole, no? Sto a messa, la faccio la comunione o no? Sono in grado di fare la comunione o no? Per dire, no? Come la ricevo la Santa Comunione? Interiormente ed esteriormente? E questo è un discernimento che bisogna compiere, no? Perché non tutto ciò che è di per sé stesso anche lecito, automaticamente io posso pensare che è volontà di Dio. Perché c'è il lecito, poi c'è il buono, poi c'è il migliore, poi c'è l'ottimo. E io su questo devo sempre, come dire, stare in una serena e sana tensione di confronto per cercare di capire quello che Dio vuole da me. Ecco infine poi il graziosissimo episodio della partenza di Gesù nel deserto, no? Che ci dà un altro criterio fondamentale. Allora, Gesù e Maria non è che soffrirono in questo mistero. Soffrirono indicibilmente, d'accordo? Tantissimo. Ecco, ma soffrirono tantissimo senza perdere la pace imperturbabile né la felicità, perché erano sofferenze offerte in modo divino. Questo non ci deve far stupore, insomma, quando Gesù, gli scritti spiega che addirittura sulla croce lui continuava ad avere la pace imperturbabile e la felicità vera, pure in mezzo insomma dei tormenti, insomma delle sofferenze che sono assolutamente inconcepibili, no? Perché è un dolore sofferto in modo divino, non in modo umano. In modo divino che significa? Significa completamente fusi con la divina volontà e guardando soprattutto al senso di quella sofferenza. Cioè Gesù era andato nel deserto, come spiega, perché? Perché doveva riparare 40 secoli di atti creaturali tutti volti o tutti o quasi volti a respingere la divina volontà. È una cosa grossa. E questi stessi atti poi li avrebbe depositati, ecco, nel cuore di sua madre, e perché possedeva quella stessa volontà divina in cui poteva contenere quella volontà disertata dalle creature. E quindi qual era l'obiettivo? Mettere in salvo, bellissima questa espressione, il regno del Fiat Supremo. Quindi mettere in salvo il regno del Fiat Supremo. Quindi capiamo, no? Un amore immenso a quello che Dio vuole. Quando si compie quello che Dio vuole, anche la separazione, quindi godevano immensamente l'uno dell'altro, Gesù e Maria, fu reale, d'accordo? Ma al tempo stesso, quindi più che reale, Gesù dice su vera, ma apparente, perché nella sostanza eravamo fusi insieme ed inseparabili. Perché? Perché entrambi stavano facendo perfettamente quello che Dio vuole. Quindi quando si soffre nella divina volontà, quindi si soffre per causa del Signore, perché Dio lo vuole, come Dio lo vuole, si soffre certamente, ma si soffre senza perdere la pace
e senza perdere la felicità. Quando invece soffriamo con volontà umana, quindi senza dare questa qualificazione, che è un fatto interiore, no, al nostro dolore, al nostro soffrire, cominceremo a sentirci non più felici, quindi tristi, e ad essere turbati nella pace, cioè a perderla. Allora, cioè, questo è facilissimo, no? Se io dinanzi alla croce, dinanzi alle sofferenze, perdo la felicità o perdo la pace, vuol dire che sto soffrendo in modo umano. Se io dinanzi alle sofferenze, dinanzi alla croce, non perdo la pace imperturbabile né la felicità, vuol dire che sto soffrendo in modo divino. Molto semplice. E... ecco, quindi capire cosa si sta dietro tutto questo qui, no? Quindi tutta quanta l'illuminazione sul valore delle sofferenze, sul senso della croce, no? Tutto ciò che, cioè, Gesù è tassativo, quando dice chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi questo non fa, non segue Gesù, e quindi non fa la volontà di Dio, ma fa la propria. Gli scarica la croce, no? Quindi la lascia senza prendersela con gioia e con amore. Così non hanno fatto Gesù e Maria, ovviamente, e così il cielo voglia che nessuno di noi mai faccia. In relazione a queste importanti, ecco, fonti di meditazione che abbiamo fatto nostre, ti chiediamo, Santa Vergine Regina del Cielo, anzitutto di aiutarci, ecco, nel curare una vita di fusione ai valori divini e una vita sempre attiva, costantemente attiva, nell'amare incessantemente te, Gesù, per fare che il nostro canto di amore sia steso transtemporalmente e al di là dei confini del tempo e dello spazio, e che possa coprire anche i tanti disamori, i tanti odi, purtroppo, che dalla terra salgono verso il cielo. Cedici anche un grande discernimento per comprendere bene quello che Dio ci sta chiedendo e metterlo in pratica nel momento presente, ecco, e poi questo grande dono, ecco, del saper soffrire in modo divino, santificando tutte le sofferenze e imparando a fare in modo che nessuna di esse abbia la capacità di turbarci o di toglierci la gioia e la felicità, ma tutte possano essere, come questa goccia nell'oceano, santificate, assunte in questa enorme felicità e in questa enorme pace che deriva semplicemente dal fare sempre, dovunque e in tutto, la Divina Volontà. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.